Restiamo in Regione Lombardia, ma per parlare di ambiente e di imprese, in particolare dell'autorizzazione unica ambientale, lo facciamo con l'assessore all'economia Massimo Garavaglia e con l'assessore all'ambiente Claudia Terzi. Assessore Terzi, oggi è nato il tavolo dell'autorizzazione unica ambientale sulla base anche di un provvedimento già preso a livello nazionale, però la Regione Lombardia è la prima ad aggiornare le normative da questo punto di vista? Sì, oggi viene istituzionalizzato il tavolo permanente, di fatto un tavolo che già lavorava perché il confronto con gli enti locali e con i rappresentanti delle imprese è partito da subito, da quando è entrata in vigore la normativa sull'AVO, quindi da giugno di quest'anno, tant'è che per esempio all'inizio di agosto abbiamo emanato una circolare, prima regione in assoluto in Italia, di linee guida relative all'AVO che serve da una parte alle imprese e dall'altra ovviamente agli enti locali, provincia e comuni che devono poi rilasciare queste autorizzazioni. Quali sono le semplificazioni principali che aiuteranno le imprese nelle loro attività? Beh, da 7 autorizzazioni in campo ambientale che dovevano essere chieste prima, d'ora in poi si chiederà un'unica autorizzazione, l'AVO per l'appunto, non ci saranno più scadenze intermedie, le imprese non dovranno segnarsi di volta in volta le varie scadenze che erano 2, 3, 5, 7 anni, adesso sono una unica, 15 anni. Ci sarà un unico modello, quello su cui abbiamo già lavorato e che è già stato predisposto da Regione Lombardia, e ci sarà un unico tariffario in tutta la regione, quindi tutto uguale su tutto il territorio per tutte le imprese, che quindi non dovranno di volta in volta correre dietro a quelle che sono le prassi piuttosto che le consuetudini dei vari comuni piuttosto che delle varie province. Assessore, da oggi le imprese potranno lavorare in maniera un po' più, diciamo, facile grazie a queste semplificazioni? Sì, certo, questo è un enorme passo avanti. Una sola autorizzazione ne sostituisce 7 e in più dura 15 anni, mentre prima ognuno andava per conto suo. È quindi una grossa trasformazione, molto importante, che va nell'ottica della semplificazione vera, quindi fatti concreti. Speriamo che da qui, da questo tavolo, nasca poi l'idea di far diventare la semplificazione un processo costante. Il principio che guida l'amministrazione Maroni è molto semplice: chi fa impresa deve poterlo fare senza che la pubblica amministrazione gli rompa le scatole, anzi la pubblica amministrazione deve essere al servizio dell'impresa. È talmente semplice che però in Italia non succede. Ultima domanda di attualità sulle tasse, c'è questo dibattito, il governo dice che per la prima volta la manovra ha diminuito le tasse, la pressione fiscale, però la CGA parla di un aumento, il governo invece dice 1 miliardo in meno per le famiglie. Tante chiacchiere, basta guardare la tabella di accompagnamento della legge finanziaria, la cosiddetta relazione tecnica. Degli 11 miliardi e mezzo, 7 sono di imposte e gli altri 3 sono uno di taglio di spesa, che però è un taglio agli enti locali e si traduce poi in nuove tasse, il resto è peggioramento del deficit. Peccato che abbiamo fatto 3 settimane fa una manovra per rientrare dello 0,1% di 1,6 miliardi. Dopo 3 settimane il governo peggiora il deficit di 3%.